No, no, no. I gatti, i gattacci de merda. No, 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 no. E fermate. No, se lo stava a magna... L'anomalia. Madonna, Matrix. Oh, che cazzo è questo? Comunque utilissimo tu, eh. Se n'era per te proprio. Allora, dobbiamo prendere sto ponticino qua a destra. E andare tutto a destra. Quindi qui. E dobbiamo arrivare laggiù. Comunque torniamo all'accampamento. Un po' di carne la possiamo cuocere effettivamente. Non me l'hanno lasciata la carne però. Cioè, abbiamo gli artigli. La tiroide. No, vabbè, la tiroide si potrebbe cucinare. Oh, te devi sbrigare. Hai capito? L'ho fatta alzare un attimo. L'ha sentita la cosa. Io li ho visti i primi due episodi di Obi-Wan Kenobi. Io... non so se l'ho già detto. Però Star Wars io... non ho mai visto niente di Star Wars. Né i primissimi film, quelli più vecchi, né la roba che sta uscendo adesso. Proprio ne so completamente zero. Nel modo più assoluto. Sì, diciamo che non è proprio il genere che mi attrae. La fantascienza me la guardo, perché non... Tipo della roba della Marvel non mi perdo niente. Però Star Wars non ce la faccio. Ma così come non ce l'ho fatta neanche col Signore degli Anelli, eh. E questa potrebbe essere un'altra mazzata che sto tirando. Devi sbrigare. E però ancora non si è sbrigato, perché sta ancora... si sta guardando intorno. Non lo so. Finito? Ma che bravo! Allora io torno alla base. Ma adesso per gli squad la ricompensa della missione. Oh! Ho fatto il viaggio rapido, ma il cambio del meteo non è stato altrettanto rapido. Comunque adesso dobbiamo aspettare che torna lo scienziato, che si fa tutto il viaggio di ritorno, perché lui non è stato teletrasportato come me. Quando torna prendiamo la ricompensa. Intanto... Sì, ma guarda che prezzi. Un SKS scrauso, semplicissimo. 52k. Quindi per adesso niente. Ammazza comunque che... che tramonto. Ma guarda che luce. Qua stanno sempre col fuoco acceso 24 ore su 24. Non fanno mai un cazzo questi comunque da Clear Sky. Senti, vabbè, qua si è fatta una certa. Io mi vado a fare pennichella. Se vediamo in mattinata. È un po' che lo so. 19:30. Un po' prestino, però. Facciamo come ci pare, quindi. Sveglia alle 6 del mattino seguente. Allora, dammi qualche missione di caccia ai mutanti, così aspettiamo che passa le missioni, li ammazza. Oh, vedi. Così muoiono per le missioni e noi ci prendiamo un po' di soldi. Easy. Ah, ma il coso, lo scienziato è rimasto a mezzo chilometro da noi. Ancora devo prendere la ricompensa. Perché non è venuto qui? È rimasto là dove sta... dove l'abbiamo lasciato. Ma perché? Mi deve venire a portare il cash, oh. Dove stai? Eccolo là. Passa in mezzo all'anomalia lui, perché fa come gli pare. Vediamo un po' se... ah, forse perché ho dormito, quindi...
L'ho un attimino scombussolato. Non era una cosa prevista. Ah, intanto ci facciamo. Mangiamo questa barretta di cioccolato proteica. Sta ancora là. Niente, ce lo devo portare. Non apprende per la mano proprio. Oh cazzo! Ok, morti, morti. Ah, ma sei impazzito? Ah, cioè, tu, piuttosto che venire con me, tu sei rimasto qui a combattere contro queste bestiacce. Sarai un po' matto a scamparla così. Ci stanno i banditi! E c'ho l'arma a scarica io, giustamente. E sono morto io, giustamente. Allora, dobbiamo arrivare qui alla base. Ma qui c'è l'avamposto da conquistare. Qui c'è dove mi hanno appena ammazzato. Ed è proprio l'unica strada che abbiamo. Non ce ne sono altre. Quindi torniamo dai miei assassini. Stavolta però. Oh, mutanti. Guarda quanti! Quanti sono! Allora, recupero fiato. E mi allontano. Faccio finta di niente. Io non li ho visti. E loro non hanno visto me. Tu stai sempre tranquillo qui. Ok, buono. Siamo saliti di un altro livello di forza. E anche di stamina. Comunque l'atmosfera in Stalker non si abbatte. Un'atmosfera unica. Unica proprio. Ci hanno provato in tanti a imitarla, pure l'ultimo gioco simile che ha provato a imitare non a livello di gameplay, ma proprio a livello di atmosfera Stalker è stato Chernobyl Light. Che è veramente. Veramente un giocaccio. Oh, eccoli qui i nostri amiconi banditi. Subito un headshot. Per far capire chi comanda. Poi se qui lo scienziato mi desse una mano, mi sarebbe affatto male. Ok, morti tutti. Che ci avevate? Fucile a pompa, messo malissimo, prendo le munizioni però. In realtà lo potrei pure prendere fucile a pompa, non siamo così pieni. Poi, munizioni, riviste. Radiolina, soldi, stemma. E quest'altro invece. Bullone, munizioni, soldi, stemma. Ok, quindi qui abbiamo liberato. Adesso tra noi e l'avamposto non ci dovrebbe essere più nessuno. Quindi possiamo andare tranquilli. Tu sei dei nostri, no? Sei della Clear Sky, perfetto. Abbiamo finito pure le munizioni per la pistola. Quindi ricapitolando, per la prossima volta dobbiamo prendere l'acqua. Una bottiglia d'acqua. Cibo, perché non ne abbiamo praticamente più. Cioè, no. Non ne abbiamo proprio più. Non c'è. Non abbiamo niente. Quindi cibo dobbiamo comprarne. Anche abbastanza. Una bottiglia d'acqua. Medkit ce l'abbiamo. Le bende ce l'abbiamo. Dobbiamo comprare munizioni. Munizioni. E basta così? Non credo che riusciremo a prendere altro. Non so neanche se riusciremo a prendere quello che ho detto. Con i pochi soldi, i pochi spicci che ci abbiamo. In realtà devo prendere anche la ricompensa della missione dello scienziato. Adesso che lo sto portando qui all'avamposto, dovrei prendere qualche soldo. Quanti soldi mi dai? 23.200. Ottimo. Adesso siamo a 32k. 32k vuol dire che possiamo comprare cibo e acqua senza problemi. Una bottiglia d'acqua. Le razioni costano tantissimo. 64k.
Poi possiamo prendere i salamini qui. Un paio di salamini e un po' di pane vecchio. Spendiamo 22.000 solo in cibo e acqua. Poi non abbiamo scelta, purtroppo. Mangiamoci subito un pezzo di pane. In realtà sì, risparmiare soldi è quello l'intento, ma mangiare e bere per forza dobbiamo spenderli, perché sennò moriamo. Anche se non andiamo a fare missioni, moriamo lo stesso se non ci nutriamo. Quindi quelle sono spese giornaliere che facciamo su Stalker. Fisse, perché non puoi farne a meno. Almeno che non li trovi in giro, acqua e cibo. Allora puoi evitare di spenderli. Ok, quindi i soldi li abbiamo presi. Qua abbiamo tutta sta cosa. Posiamo un po' di cose qui che non ci servono. Tipo le munizioni, tipo il fucile a pompa che abbiamo raccolto. Grazie di tutto e ciao ciao.